reato perché va a colpire una fascia debole che è quella di alcune persone anziane. Quindi abbiamo arrestato questo 55enne napoletano che aveva approfittato di uno stato di solitudine di persone anziane, al momento individuate in due le vittime, ma le indagini proseguiranno per vedere se ci sono altre vittime, e alle quali appunto il 55enne ha sottratto praticamente tutti i loro averi. Per quanto riguarda, ecco, questo tipo di reato, circonvenzione di incapace, adesso le due anziane sono state spogliate di tutti gli averi. Purtroppo sono state spogliate tutti gli averi. Sicuramente, ecco, le indagini proseguiranno per quantificare con precisione le cifre che sono state sottratte e poi eventualmente, ecco, andare incontro alle loro esigenze, che comunque al momento sono supportate dai loro familiari e quindi proseguiranno comunque queste indagini. La vostra è stata un'indagine lampo. Sì, un'indagine molto veloce, grazie anche, ecco, all'impegno dell'autorità giudiziaria, perché, ecco, nel giro di 10 giorni abbiamo individuato la problematica e siamo riusciti, ecco, a risolvere la questione.